Eh, però invito a, a intervenire Stefano Lenzi del WWF. Il WWF nei giorni scorsi ha presentato un corposo rapporto sul prendersi cura del, del suolo, eh, tra i tanti temi, ma appunto magari sarà soltanto una battuta, chiedo, chiedo però a Stefano Lenzi di dirci qualcosa anche sul consumo di suolo, l'Italia, l'Europa e le infrastrutture, tema a cui lui ha dedicato eh, insomma parecchi anni di, eh, di lavoro, in particolare per quanto riguarda la famigerata, la posso chiamare così, legge obiettivo del 2001. Beh sì, il, a proposito... Okay. Scusate, eh, vedevo il puntino rosso, ma non era il puntino rosso giusto. A proposito appunto di dati da fornire... Eh... Una lo sa bene, e tra l'altro ringraziamo Ispra per questo lavoro accurato svolto negli anni. Nelle elaborazioni, che anche un altro gruppo di ricerca che lavora da anni con noi fa, che è il gruppo di ricerca dell'Università dell'Aquila, l'infrastrutturazione in media rispetto al territorio appunto porta a un ulteriore 3% complessivo di edificazione e infrastrutturazione del territorio in media nazionale. Ma quel 3% non si spiega soltanto nel 3%, ma nel fatto che naturalmente ci sono delle scelte infrastrutturali dietro, per cui, per esempio, continuare a costruire strade e autostrade favorisce quello che noi abbiamo chiamato fin dal 2005, per esempio, per quanto riguarda questo territorio, la suburbanizzazione del territorio, e quindi appunto i fenomeni dello sprawling e dello sprinkling si sono accentuati, per cui si crea appunto quella megalopoli padana che ormai è un consolidato con quei livelli fra l'altro che sono doppi della media nazionale se non tripli o quadrupli rispetto a, a, invece alla media europea. Questa per la parte di dati, per la parte reale dei segnali, nel 2016 con una delega appunto il governo decide di mettere in un cassetto la legge obiettivo e addirittura eh, il primo, per fortuna anche il primo programma delle infrastrutture strategiche eh, che era esploso nell'arco degli anni fino a arrivare a un 300-400% in più di previsioni anche di carattere economico-finanziario e di, si dice così, rivedere e tornare all'ordinario rispetto alle eh, procedure di valutazione ambientale. Bellissimo, 2016 noi abbiamo... Eh, commentato molto favorevolmente come associazioni ambientaliste questo rinzavimento eh, delle istituzioni, tranne il fatto che poi nel 2017 ci troviamo con un decreto legislativo sulla via che è stato pubblicato da poco sulla Gazzetta Ufficiale, che prende praticamente il modello di eh, valutazione tecnica dei progetti e quindi di eh, autorizzazione procedurale della legge obiettivo, cioè prendere lo studio di fattibilità e quindi un preliminare come valutazione appunto, ambientale e poi le altre valutazioni verranno dopo sul definitivo. Allora, eh, capirete bene che questo ha portato da parte nostra delle critiche molto profonde, si spera che alcune correzioni siano state introdotte. L'altro elemento forte del codice degli appalti è la cosiddetta project review e quindi il fatto di poter virtuosamente rimettere le mani appunto su come tecnicamente si fanno i progetti, proprio perché per 15 anni li abbiamo fatti non con i piedi ma di più per quanto riguarda le infrastrutture lineari, si tratta di capire se davvero anche la project review reggerà, visto il modo con cui il sistema delle istituzioni italiane interviene. Su questi aspetti. Un banco di prova, Edoardo lo sa bene perché ce ne occupiamo da anni assieme, è l'autostrada la, tirvenica, dove appunto ancora oggi andiamo avanti con continua integrazione nella procedura via, per cui la procedura via è una specie di tela di Penelope in cui realmente poco si disfa, ma molto si fa eh, per i concessionari in particolare e, e stiamo attendendo che davvero. Si faccia qualcosa perché eh, si parla di project review, ma in, nel frattempo, appunto, la procedura via eh, ad libitum continua ad andare avanti. Appunto. E, alcune riflessioni, visto che fra l'altro è stato sollecitato giustamente uno scambio trasversale, penso anche in questo tavolo, perché sennò no, ognuno parla a stilos davanti alla platea e non, non interlochiamo. Allora, eh, con, con Massimo De Rosa, con cui condivido gran parte delle valutazioni, faccio però alcune osservazioni non perché lui è l'unico parlamentare presente, per cui è l'istituzione con cui assolutamente, ma per dialogare con lui. Allora, la cosa singolare del disegno di legge appunto presentato, vorrei ricordare nel 2012 da Catania come copyright originario, fra l'altro era molto più semplice, molto più gradevole forse forse in parte velleitario, però c'erano era, alcuni principi, alcune cose assolutamente ben chiarite, porta ad oggi a non avere nulla. Porta ad oggi a non avere nulla, noi abbiamo fatto un calcoletto, visto che eh, un divertissement fa sempre bene, 4 anni e mezzo, 28 ettari al giorno, eh, di gradi da ISPA ultimamente come dinamica di, di, di consumo di suolo, vuol dire in quattro anni e mezzo 46.000 ettari che, che sono andati in fumo, che equivale a un'area come Roma, però con due chilometri oltre il raccordo anulare e senza spazi verdi o liberi. Okay? Questo per dare un'idea che, che mi porta a dire... Il eh, sistema istituzionale che doveva garantire il portarsi a casa questo disegno di legge ha funzionato o come funziona e come ci troveremo poi dopo questa legislatura quando non ci porteremo nemmeno a casa il fatto che perlomeno questo disegno di legge stabilisce che il suolo è un bene comune, <ride> mi can da ridere, eh, perché appunto non si fa nulla e è una risorsa appunto non rinnovabile. Eh, lo, lo, lo dico perché per quanto riguarda appunto vorrei ricordare, perché ma, Massimo lo dà per scontato, ma voi forse è bene che ve lo ricordiate, si tratta di un disegno di legge, appunto come dice la parola stessa, eh, di, di eh, iniziativa governativa. I, I due governi, prima Monti e poi, anzi no, quanti sono diventati? Tre, Letta e, e, e poi Renzi, anzi quattro con Gentiloni. E, e, e rendono questo disegno di legge orfano. E non solo rendono questo disegno di legge orfano quando invece, come sapete, quando ci vuole un certo impegno rispetto a fiducia e non fiducia, forzature del governo, se ne ha quante se ne vogliono, ma da una parte danno segnali contraddittori sempre eh, sulle, sulle semplificazioni delle procedure autorizzative, i silenzi assensi vari e, e roba vari. Sulle infrastrutture non c'è soltanto la questione della via, ma c'è anche il dimezzamento dei tempi per le cosiddette infrastrutture prioritarie. Poi nella discussione parlamentare ci sono state una certa diciamo così, predisposizione alla cedevolezza rispetto all'impianto organico e quindi ci sono una varia serie di norme che favoriscono appunto, ancora l'edificazione e suburbanizzazione però appunto forse il, eh, e dall'altra si dà sempre per quanto riguarda il governo il segnale del, eh, i, i problemi noi li affrontiamo quelli più delicati per il territorio più fragile vedi il rischio idrogeologico vedi il terremoto di nuovo con strutture commissariali ed emergenziali quindi siamo di nuovo al, al neolitico cioè il, eh, il governo e il Parlamento non riescono a fare nulla di innovativo il che vuol dire che bisogna ricorrere a strutture emergenziali, strutture commissariali emergenziali che fra l'altro non dialogano fra di loro. Questo rispetto al sistema istituzionale del Paese io lo trovo estremamente preoccupante perché appunto se poi andiamo a, a valutare e approfondire i sistemi e eh, le analisi qualitative, vediamo a proposito di frammentarietà eh, del, del territorio che, eh, ma questa è cosa nota, eh, diciamo così, le reti ecologiche sono totalmente dipanate, si ha un'insularizzazione, come è stato detto dal gruppo di ricerca dell'Università dell'Aquila, de, eh, appunto i, le reti ecologiche e i siti della rete Natura 2000, tant'è che fra le altre cose in questi 50 anni è aumentato del 260% le edificazioni nel buffer da un chilometro dai siti Natura 2000, questo poi è un dato credo abbastanza significativo. Eh, ma eh, questo non vede appunto alcuna azione reale, nemmeno nei cosiddetti piani paesaggistici regionali concreta sul territorio, che dia segnali diversi. Perché ricordiamoci che al di là della eh, diciamo responsabilità governativa. C'è una responsabilità anche, come abbiamo detto, però chiariamolo fino in fondo, nelle regioni nel non aver né attuato strumenti né chiarito bene che cosa volevano fare dal punto di vista normativo e più del Lanci che non ha favorito alcun tipo di eh, diciamo così, avanzamento anche della norma nazionale. A questo punto quello che eh, noi eh, diciamo di rimessa siamo obbligati a fare e ognuno di noi ha detto è però devo dire che è una cosa molto italiana, cioè a questo punto io devo introiettare la, la sconfitta e dire cosa possiamo fare a legislazione eh, ordinaria. Sì, ma siccome quest que queste indicazioni sono indicazioni che sono sempre esistite, o perlomeno sono esistite da un certo punto in poi, diciamo dagli anni 80, da quando un po' è migliorata la normativa sulle questioni ambientali, capirete che è un po' sconfortante. Sicuramente appunto i piani viaggistici dovrebbero stabilire limiti chiari al consumo di suolo. Seconda cosa, si dovrebbero avere finalmente nuove generazioni di piani urbanistico-ambientali che si pongano il problema non soltanto del costruito, non soltanto della rigenerazione, ma degli spazi liberi e verdi per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per la resilienza dei sistemi naturali. Le bonifiche non dovrebbero essere fatte più soltanto burocraticamente facendo riferimento alla salubrità fra l'altro a criteri molto alle volte balsani di salubrità, ma appunto alla qualità ambientale del suolo, è importante che esperienze civiche come quelle degli orti urbani e dei giardini condivisi siano eh, espanse e, e promosse e sicuramente tutta quanta la parte del energetica del trasporto pubblico dovrebbero trovare delle modalità di intervento in cui lo strumento appunto, urbanistico riesca a abbattere davvero con la progettazione però reale eh, di mitigazione e a favore della mobilità dolce quella che è una città che ormai non si riesce, un'espansione urbana che ormai non si riesce più a sopportare. Grazie.